Il Portogallo alla conquista dell'Europa del calcio. Il 2004 sembra essere davvero l'anno giusto per rivivere i tempi d'oro della Pantera Nera. Eusebio, trascinatore del Benfica in Coppa dei Campioni e della nazionale lusitana ai mondiali del 66, chiusi con un brillante terzo posto. Il Porto di José Mourinho ha vinto a sorpresa la Champions League e la 12ª edizione dei campionati europei vede come nazione ospitante proprio il Portogallo, che vanta probabilmente l'organico più forte mai avuto dagli anni 60. Figo e Rui Costa sono ormai due fuoriclasse pluriaffermati, ai quali si aggiunge il blocco del Porto campione a Gelsenkirchen contro il Monaco, i terzini Paolo Ferreira e Nuno Valente, il centrale Riccardo Carvalho, gli interni Costigna e Maniche ed un regista a tutto campo di straordinaria qualità, Anderson Luiz de Souza, in arte Deco. Poi c'è un ragazzino di 19 anni cresciuto nel vivaio dello Sporting Lisbona, ma già adocchiato e portato in Inghilterra da Sir Alex Ferguson. Si chiama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro e diventerà presto il più forte giocatore europeo del pianeta. E il tecnico è Luiz Felipe Scolari, per tutti Felipao, campione del mondo in carica con il Brasile. Like no other. Insomma, i favoriti sono loro, ma ci sono anche le altre grandi. Francia e Inghilterra capitano nello stesso girone e si incontrano nel match d'esordio, al Dalhousie. È una partita fantastica, la sblocca Frank Lampard di testa. Tra il 91esimo e il 93esimo la ribalta lui, sempre lui, Zinedine Zidane. Punizione e rigore, i campioni d'Europa ripartono più affamati che mai. Zidane, c'est parti! E c'est but! Égalisation de Zinedine Zidane! Dans le temps additionnel sur ce coup franc qui a laissé de marbre David James. On va voir ce que ce duel va donner. Zidane face à James. C'est but! Et but de l'équipe de France! L'équipe de France qui va probablement s'imposer dans ce match. Transalpini e inglesi passano il turno, eliminando Svizzera e Croazia. Chi non riesce nell'impresa la Germania di Rudi Völler, finalista perdente al Mondiale 2002. Klose è un fantasma, Ballack non basta. I tedeschi non riescono a battere nemmeno la Lettonia. Ai quarti vanno l'Olanda, che in rosa è il centravanti più forte d'Europa, tale Ruud van Nistelrooy, e l'ottima Repubblica Ceca, che ha i senatori Nedved e Poborský. Aggiunge altri elementi di spicco come il portiere Cech, il fantasista Rosický, il gigante Jan Koller ed un attaccante che con 5 gol si laureerà capocannoniere del torneo, scatenando su di sé le attenzioni di mezza Europa, Milan Baroš. Poi c'è anche l'Italia. Giovanni Trapattoni punta tutto su Francesco Totti, sperando possa ripetere le gesta magiche dell'Europeo in Belgio e Olanda. Il debutto azzurro avviene a Guimarães il 14 giugno contro la Danimarca. La gara, piuttosto bruttina, finisce 0-0, ma due giorni dopo emerge un video che purtroppo fa il giro del mondo. Una telecamera incastra Totti, che rivolge un gesto non certo elegante nei confronti di Christian Poulsen, centrocampista specializzato nel provocare gli avversari e portarli all'esaurimento nervoso. Il capitano della Roma la paga carissima. 3 giornate di squalifica, il suo Europeo di fatto. Finisce ancora prima di iniziare. Trapattoni lancia al suo posto un 22enne che scalpita, Antonio Cassano, e lui a portare in vantaggio l'Italia contro la Svezia il 18 giugno a Oporto. A 5 dalla fine, però, un gol pazzesco di Zlatan Ibrahimovic fissa il punteggio sull'1-1. Melberg där. Och så försöker Ljungberg. Men det kom sparken, det kommer inte. Och det är Zlatan Ibrahimovic. Sverige har kvitterat. Siamo nei guai, sì, perché battiamo la Bulgaria all'ultima, ma a Svezia e Danimarca aritmeticamente basta il 2-2 per qualificarsi a braccetto, e 2-2 finisce. È il celebre biscottone scandinavo che costringe l'Italia, unica squadra al termine della competizione a non aver perso neanche una partita, a tornarsene tristemente a casa. Il Portogallo? I padroni di casa giocano la gara d'esordio contro quella che viene ritenuta, assieme alla Lettonia, la formazione più scarsa dell'intero torneo. È un debutto quasi preparato ad hoc, perché nessuno crede, pensa o immagina che la Grecia del 65enne tedesco Otto Rehagel sia in grado di fermare l'armata lusitana. E invece segna l'interista Karagounis, raddoppia Basinas su calcio di rigore. Il gol in extremis di Cristiano Ronaldo non basta. Il Portogallo passa comunque il turno da capolista, ma vanno avanti anche i greci. Le due eliminate a sorpresa sono Spagna e Russia. Ai quarti di finale i lusitani fanno fuori al termine di una gara straordinariamente emozionante l'Inghilterra di Beckham, di Owen e di un non ancora ventenne Wayne Rooney. Decisivi calci di rigore, idem per Svezia e Olanda. Passano gli Orange. Nessun problema per la Repubblica Ceca, che con la doppietta di Baroš e il gol di Koller asfalta la malcapitata Danimarca. La sorpresa, e che sorpresa, arriva dal match dello stadio José Alvalade. La Francia, secondo il parere di tutti, dovrebbe asfaltare la Grecia, ma forse la stanno sottovalutando un po' tutti questa Grecia. Rehagel non ha fuori classe, ma ha costruito un gruppo coeso e determinato, consapevole dei propri
propri limiti e organizzato sul piano tattico al fine di mostrarli il meno possibile. I greci di fatto non giocano a calcio, ma impediscono efficacemente agli altri di farlo. Tre ingredienti: compattezza assoluta fra i reparti, concentrazione massima e quel pizzico di buona sorte che nella vita è fondamentale. Zidane è imbrigliato, la Francia dei fenomeni non segna. Barthez invece incassa il gol di Angelos Karisteas al 65esimo. Fuori i campioni, avanti gli ellenici. Come 4 anni prima, gli olandesi si sciolgono sul più bello. In semifinale stavolta gli ospiti sono loro. Il Portogallo fa valere il fattore campo, finisce 2-1. Segnano Ronaldo e Maniche con un bolide formidabile. Il sogno realizzato, è finale. Al Dragao si gioca invece Grecia-Repubblica Ceca. I cechi fanno la partita, gestiscono il possesso palla, a tratti dominano, ma non segnano, perché Rehagel ha previsto tutto. Ha preparato i suoi ragazzi a questo. L'importante è avere pazienza, non innervosirsi e soprattutto concedere meno tiri in porta possibili. Si va ai supplementari al minuto 105, su calcio d'angolo, segna la Grecia, con il suo leader difensivo, il romanista Traianos Dellas, un bestione di 1,97 m che di testa brucia tutti, pure Peter Cech. And with 15 minutes played, Greece sealed their place in the final with a silver goal from Traianos Dellas. With only seconds remaining in the period, the Czechs had no chance to respond. In finale, il 4 luglio al Dalus, si replica incredibilmente la partita inaugurale. Stavolta però i portoghesi sono tranquilli, un miracolo non si può ripetere. C'è un'intera nazione che preme. Scolari ha già vinto il mondiale 2 anni prima, ha una squadra fortissima a disposizione e molto più consapevole rispetto al match d'esordio. Sì, ma Rehagel non cambia impostazione. La Grecia è come una macchina, fa sempre la solita partita, mirata ad irretire e spazientire gli avversari che macinano gioco ma trovano il muro di maglie bianche a protezione del brizzolato Nikopolidis. E poi, quando meno te l'aspetti, basta un attimo e Karisteas la mette dentro di testa. Al 57esimo il Portogallo è sotto. La gente sugli spalti è incredula, non ci sta, non può accettare di perdere questo europeo contro un avversario che nessuno alla vigilia poteva soltanto immaginare di vedere in finale. Eppure si arriva oltre il 90esimo e il Portogallo non segna, non ce la fa. Quando l'arbitro Merck fischia la fine, al Dalus festeggiano gli impazziti tifosi ellenici e soprattutto Otto Rehagel, che corre come un bambino per il campo, consapevole di aver portato a termine l'impresa più pazza, incredibile e irripetibile della storia dei campionati europei di calcio.